punto di vista della promozione dei nostri prodotti della Sicilia, e bisogna dare atto all'amministrazione comunale di Vittoria di aver persistito in questi anni a incoraggiare e sostenere questa fiera. Vedo che anche la nuova gestione della fiera ha dato ulteriore impulso. Io fra l'altro stamattina sono venuto proprio con l'assessore vicepresidente, che è assessore anche alle attività produttive, e con il nuovo assessore all'agricoltura, perché vogliamo dare con chiarezza il segnale che questa fiera veramente deve essere rilanciata come elemento centrale di una Sicilia che anche nei momenti più difficili non si è tirata indietro. È andata oltre ogni più rosea previsione, abbiamo un'affluenza da record, considerando anche il momento di crisi che attanaglia un po' la nostra economia. La prima cosa che ho fatto è togliere il ticket, perché la gente deve poter usufruire tranquillamente del mercatino quando c'è e degli spazi espositivi senza dover pagare nessun ticket. Abbiamo smentito qualunque ipotesi negativa, abbiamo riaperto le Maia e la presentiamo come l'unica realtà fieristica dalla Fiera del Levante in giù, quindi da Bari in giù, per mezza Italia. La Fiera Maia è leader.